Dopo tanti anni senza incidenti, l'anno scorso ho avuto il mio primo incidente in moto. Un automobilista mi ha tolto la precedenza a un incrocio e mi ha investita. Bentornati. Per noi centauri conta il viaggio, non la meta. Ma in qualsiasi posto tu vada, non importa dove, trovi sempre un maledetto incrocio. E oggi parliamo proprio di questo. Quindi, che gli scontri e gli incroci siano molti, lo sappiamo. Ma la statistica ne sa qualcosa in più. Tra gli incidenti motociclistici si riscontrano numerose collisioni con automobili. Dalle statistiche risulta che in 2/3 dei casi la colpa è dell'automobilista. Fantastico. A rimetterci siamo noi centauri. Ma ci picchia. Già, perché agli incroci ci sono così tanti incidenti? Principalmente per un motivo. Non cambia quanto grande sia la nostra moto o il nostro ego. Perché gli automobilisti fanno fatica a vederci. Le ragioni sono tante. Ad esempio la silhouette di noi centauri. Siamo così snelli e sexy. Quiero ser maschi amigos. Che è proprio un problema. La sottile silhouette del motociclista sparisce facilmente dietro un albero. A volte basta un cartello segnaletico e per un attimo non siamo più visibili. Già, questo è uno dei motivi. In secondo luogo il montante A dell'auto. Anche se le auto sono sempre più sicure, ossia costruite con materiali più spessi, dietro a un montante del genere, come centauro, sei completamente invisibile. Un'altra questione. I mesi invernali, quando in pratica non ci sono moto in giro. Ma poi, quando non ci congeliamo più le chiappe, usciamo dal letargo. A quel punto le auto non sono più abituate alla nostra presenza e perciò non riescono a valutare la nostra velocità. Davvero poco pratico per noi. Analizziamo adesso due classiche situazioni. La prima nell'abitato. L'auto non ti vede e ti ruba la precedenza. L'automobilista è distratto da tutto il resto. Qui un bambino, là una mamma che gli fa ciao, così vede solo l'auto che si trova dietro di te. Ed è convinto di farcela al pelo. Sbagliato. Senza la tua pronta frenata, avresti rischiato un doppio salto mortale sul cofano. Perciò, fatti un favore. Sii sempre pronto a frenare, riduci la velocità e stabilisci il contatto visivo con il conducente. Seconda situazione, fuori dall'abitato. Un classico che ti auguro non ti capiti mai. Sei sulla strada principale e hai la precedenza. All'automobile si immette senza guardare, bam! E quando ci si scontra a quella velocità è facile lasciarci le penne. Tu è ovvio non il conducente. Perché succede? Ma andiamo! Ricordi, a scuola guida, la tecnica dello sguardo? Guarda a sinistra, guarda a destra, guarda a sinistra, poi di nuovo a destra e poi parti. Chi è che continua a farlo? Già, la maggior parte dei conducenti guarda una volta a sinistra e una volta a destra e poi si mette. Se non ti vedono nel breve attimo in cui guardano a sinistra o sbagliano a valutare la velocità, lo scontro è inevitabile. Quindi, pensa anche per l'automobilista. Perciò, agli incroci, poco importa se fuori o dentro l'abitato, tieni a mente queste tre cose. Prontezza a frenare, ridurre la velocità e stabilire il contatto visivo con il conducente. E attenzione! Il fatto che l'automobilista guardi nella tua direzione non vuol dire che ti abbia visto. Allora fai il bravo e sta attento. Bene, e ora passo la parola al mio guru personale. Come automobilista, capita facilmente in una giornata di primavera o d'autunno, di mattina o di sera, di avere il sole basso in faccia che ti toglie completamente la visuale. Il sole alle spalle, che proietta la tua ombra in avanti, rischi di essere poco visibile al traffico che proviene in direzione opposta. Lo dico sempre. Meglio una frenata di troppo che morire a un incrocio. Ride on!